Only Craps, bici tanti ragazzi, io sono Mezzabossa e sono tornato con il 30° episodio della mia guida della mia serie della mia del mio Wolfru su Pokémon Oro Heart Gold. Allora ragazzi, vi chiedo scusa se nello scorso episodio c'è stato uno slittamento tra l'audio mio, cioè il mio commento, e il gioco. Purtroppo ragazzi, non ho idea di come sia successo, nel senso, quando ho fatto il, tra virgolette, bilanciamento, come posso chiamarlo, quando ho cercato di mettere il mio commento allo stesso punto dell'audio e del video di gioco, nella timeline di Sony Vegas sembrava tutto a posto, ma quando poi ho visto il risultato finale, il video finale, purtroppo c'era questo sfarfallamento, questo dislocamento. O dislocazione, penso sia dislocazione in realtà. Quindi ragazzi, mi dispiace, cercherò di prestare ulteriore attenzione a già quanta ne presto quando registro Heart Gold, visto che è un casino registrare Heart Gold, e non ho altro da dire. Ho sistemato la mia squadra, ho dato loro degli strumenti adeguati, ovviamente Kinkairul ha il moneta amuleto, poi ho dato il Miracle Seme a Exeggutor, alla mia Queenie, con Chinella Chastifol, che comunque curarsi non fa mai male, contando che forse è il Pokémon che ha più punti salute, ricordiamoci 179, possiamo anche stare così, Lumipolvere a Genkai per diminuire la precisione nemica, sì, comunque quello che ha più vita, la mia Shirvalla ho dato la Carbonella per potenziare le sue mosse tipo fuoco, e il Rapidartigli a Togetic, il mio engine, che purtroppo, infatti, è il Pokémon più lento della mia squadra, già, quindi Rapidartigli è molto utile a lui. E un altro da dire ragazzi, possiamo andare ad affrontare Lance. Per i commenti, adesso vedo se rispondere durante la lotta contro Lance, che ovviamente non velocizzerò, assolutamente no ragazzi, oppure più tardi, non lo so. Adesso vediamo ragazzi, proceduiamo. Let's go. Ti stavo aspettando. Belze. Sapevo che non avresti avuto alcun problema a giungere qui. Le parole non servono. Lotteremo per capire chi sarà più forte dei due. Io, Lance, il più forte degli allenatori e campione delle Lega Pokémon. Io, come maestro di tipo drago, accetto la sfida! Oh mio Dio, la canzone! Non mi ricordavo che partisse con un Gyarados, quindi farei un cambio tatticissimo e manderei Chastifol, e ho già velocizzato, non dovevo farlo, tanto ovviamente non penso che mi farà molto male. Drago Pulsar? Vabbè, vabbè, non è stabbato, poco attacco speciale, vabbè, non mi farà niente, appunto. Allora c'è The Poké Chris che mi scrive, ciao, bel video come sempre, grazie mille caro, grazie mille davvero. Alessandro Tomasoni mi scrive, Belze ha un dono naturale, fa sempre uscire bei video, numero uno, grazie mille, un commento bellissimo, probabilmente avrà rifatto la battuta dell'MT, dono naturale, o forse non c'entra niente, forse me lo sono immaginato solo io, però veramente un commento che mi è piaciuto da morire, davvero, grazie mille, penso il tuo miglior commento, ah, giusto, giusto, perfetto ragazzi, mi sono anche curato, Kinkairul. Un attimo, ho detto Kinkairul. Più 4 in attacco fisico, fantastico. Perfetto. Dragonite, io cambierei ragazzi. E qua mi sa tanto che si deve usare una bella danza spada. Peccato non avere dragodanza. Comunque, penso che sia il tuo miglior commento. Non che, cioè, non prenderla come una, come, non prenderla come un, gli altri commenti non sono belli. Semplicemente l'ho detto tanto per dire, Danza spada sono già più veloce, quindi un'ottima cosa. Vediamo un po' cosa mi farà. Oltraggio. Mi farà parecchio male, ragazzi. Metà vita. Metà vita. Un po' di più. Girodentiamolo. Ovvio. Ovvio, ragazzi. Ma scherziamo. Scherziamo. Comunque c'è Dragon96 che mi scrive, non vedo l'ora che ricominci la Chrome. E in effetti mi manca un po' fare le Acrom, però non vedevo l'ora di continuare. Ti sta bene, ti sta bene. Adesso devo curare per forza cosa devo curare. Non ho mosse ghiaccio, non posso fare niente, non posso fare. Chi è che può resistere meglio? Per forza Engine? Una mossa fisica? Sì, direi Engine. Intanto curiamo ragazzi, e qua mi sa tanto, mi sa davvero tanto che ci scappa il rivitalizzante Max, perché non voglio perdere tanti turni.
Sì, ragazzi, mi dispiace. Non è possibile missare una mossa con il 5%. Per me è scriptato, perché non è possibile. È confuso, ora mi attaccherà lo stesso. Scommettiamo? Bingo! Cosa avevo detto, ragazzi, io? Emilio Ivaldi mi scrive, video particolare ma sempre bello, continua così. Grazie mille, Carlo, mi dispiace purtroppo che ovviamente era il video di Raikou ed Entei. Purtroppo non sono riuscito a fare niente di meglio. Nel senso, la mia intenzione era un'altra, è venuto quel video e purtroppo non ho potuto fare altro. Vorrei utilizzare il metronomo solo per vedere cosa viene fuori, però sono più lento sicuramente. Rapid artigli, madafacca. Vediamo un po', fammi una mossa di tipo... Vuotonda. Vabbè. Vuotonda, ragazzi, per chi non lo sa, è una mossa che ha priorità più uno. Vai, ma sì, continua ad attaccarmi, guarda, velocizzo, tanto mi sono rotto il cazzo, veramente. Danza spada? E danza spada sia. Comunque, Vuotonda è una mossa che ha priorità più uno, di tipo lotta... Ed è una mossa speciale, quindi praticamente unica nel suo genere. La mossa speciale unica con priorità più uno. Praticamente una specie di pugno rapido, ma speciale. Si è velocizzato perché mi sono rotto le scatole. Comunque, grazie mille per il complimento, però purtroppo sono riuscito a fare quel video, non sono riuscito a fare di meglio. Le mie intenzioni erano tutt'altre, anzi, inizialmente non sapevo nemmeno come strutturarlo. Dragonite, dovrei avere due o tre Dragonite. Questo è al 49. Non ti azzardare a fallire ancora, Gelodenti. C'è Naligo che mi scrive, ho una domanda, fare anche gli eventi di Celebi, le rovine Singio, eccetera? Sono contenta che ti sia tornato utile, un mio suggerimento, grazie, bel video come sempre. Grazie mille per i complimenti e mi sa che non farò gli eventi, perché non ho mai fatto eventi, Pokémon eventi, eccetera, eccetera, nelle mie serie Pokémon originali e non. È roba in più, sinceramente mi accontento di fare quanto il gioco Pokémon normale ad offrire. Io li ho sempre odiati gli eventi, ragazzi, perché devi spostarti, devi prendere il Arceus, devi andare a Gardaland, a Mirabilandia, alle fiere, così colà. Mi ha sempre dato fastidio, io li odio gli eventi. Mi ricordo ancora quando su Perla un mio amico aveva l'action replay e mi ero citato Arceus o Arceus o Arceus, come volete chiamarlo, ragazzi. Io lo chiamerò sempre Arceus per abitudine. Forse è probabilmente sbagliato. Però ecco, outspeedare Aerodactyl sarà difficile. Già, Fulmin Denti. Non ha ferromascella, vero? No, ha testa dura. Infatti, non mi paralizzare, non mi far tentennare. Signore e signori, ah, meno male che ho attaccato. Comunque no, non farò gli eventi, contando anche che ho un altro po' di leggendari da catturare, tra cui anche Kyogre, ragazzi, quindi sarà un bel po' da fare, ci saranno un bel po' di robe da fare. Voglio spingere questa sera al massimo delle sue potenzialità. Farò salire, scusatemi, King K. Rool sale a 56 e dimostra un più 2 in attacco fisico, 3 in vita. Cale salvaguardia, non in puerta, Charizard. Non ho mosse roccia, però posso utilizzare... Ma sì, uso cascata. Leggo l'ultimo commento che è di Lorenzo Checcacci, che mi scrive, wow, all'inizio ero un po' scettico, ho detto qualcosa a Lance, non ho letto, mi dispiace. Due Pokémon stanno per salire di livello, lo farò off camera, sulla formula del video, ma tra le catture e la lettura dei commenti sono diverto molto, bravissimo. Anche a te, grazie mille carissimo, e mi dispiace se il video di Raikou ed Entei è uscito come è uscito. E Trelama, non mi far tentennare, sono paralizzato, non attaccherò mai. Strano, ho vinto. Boom! Beccati questo, Lance. Comunque, Lorenzo, mi dispiace anche per te, nel senso, mi dispiace per la strutturazione, l'ho detto apposta, per la struttura del video che è stato il 40... No, non il 47esimo, il 27esimo episodio, mi dispiace. Ho avuto la meglio su Lance campione, è finita. Ma ho una strana sensazione, la sconfitta non mi brucia affatto, anzi, ne sono felice. Felice di aver visto crescere un nuovo grande campione. Belze vince 20.000 pokedollari. Easy as fuck. Ormai sei davvero forte, Belze. I tuoi Pokémon sono cresciuti, grazie al tuo spirito forte e leale. La tua abilità nell'arena di Pokémon sarà sempre più ammirevole. Ammirevole? No, la lotta è già finita. Uffa, professor Rock, va sempre così adagio. Ah, Belze, ne è passato di tempo. Ora sei senz'altro più intrepido. Dovevi proprio dire intrepido, non più forte. Vabbè. Hai conquistato la Lega, è magnifico. La dedizione, la fiducia e l'amore verso i tuoi Pokémon ti hanno dato la forza di vincere.
Anche i tuoi Pokémon sono stati grandi. Hanno resistito perché hanno avuto fiducia in te. Bravissimo, Belze. Ora intervisteremo il nuovo campione. C'è un po' troppo rumore qui, Belze, vieni con me. Te faccio vedere la stanza segreta. Aspetta, è l'intervista? Era da un bel po' che non entravo qui. In questo posto i campioni della Lega sono onorati per sempre. Anche i loro valorosi Pokémon possono accedervi. Oggi assistiamo alla nascita di un nuovo campione, una persona che ha saputo trattare i suoi Pokémon con grande affetto e totale fiducia, una persona che si è fatta strada con tenacia e determinazione, il nuovo campione della Lega, che ha tutti i tratti di una grande personalità. Belze, oggi proclamo te e i tuoi Pokémon campioni. Campione Lega Pokémon, congratulazioni. Ero indeciso se leggere i nomi dei miei Pokémon insieme al loro vero nome, tipo Kinkerulo, ovvero Feraligatr. Sinceramente sarebbe venuto bene in entrambe le maniere, ma ho preferito stare completamente zitto. Penso, anzi, spero che vi sia piaciuto. Comunque, notare come io abbia 67 ore di gioco, ragazzi. Cioè, perché ne ho così tante? Perché le ore velocizzate sono. Allora, mettiamo il caso, io ho una mezz'ora velocizzata di gioco che sarebbero 2 ore. Ebbene, il gioco mi conta 2 ore, quindi è per questo che ne ho così tante. Oh, giusto, il salvataggio. E vabbè, non posso più tornare indietro. Visto che ci siamo, faccio anche dei salvataggi, li faccio dopo i save state. Benz ha salvato il gioco. E non il mondo, però. Titoli di coda? Hello? Già. Ok, allora faccio dei save state, ne faccio fino a 6. Allora ragazzi, io ho questi titoli. Shigeki Morimoto, scusate. Allora io questi titoli di coda, ragazzi, li velocizzerei perché ovviamente la serie non è finita e quindi dobbiamo andare avanti. Abbiamo i capo palestra che piano piano sfilano con i loro Pokémon. Quello è Raff, non è Raffaello. Suicune con Eugenio, Eugenius, insomma, mi stai sulle balle, Eugenius. Teddy Ursa! Furio, sì, Furio, credo. E Jasmine, o Jasmine con il suo Steelix. Eccolo lì, Lance e Sandra. E Alfredo, Alfredo Goffredo. Oh, la R di Team Rocket. Infatti, eccoli qua. I quattro generali, di cui non mi ricorderò mai i nomi. Solo Milas, mi sa. Già, Milas e Shi. Scusate. Era Shiro, vero? Mila e Shiro. Sì, che poi adesso so che Shiro vuol dire bianco. Era Shiro, vero? Loro chi sono? Ho i Super 4. Cosa fate? Sto giusto dicendo qualcosa, ragazzi, per. Insomma. Oh, ecco qua il momento epico. Eh già. Hoppip! E lei chi è? È nostra madre? Che, sì, dovrebbe essere nostra madre. Esatto, Satoru Iwata. Fine. Only Craps. Beh, no, niente, scusate ragazzi, volevo fare la cagata. Ricarichiamo il nostro salvataggio.
E siamo nella nostra casupola e ci possiamo muovere. Minchia, sembrava di essere tornati al primo episodio. Farei qualche altro save state di buon auspicio. Comunque, mamma, cosa hai da dirci? Di molto importante. Alza un po' come delle cuffie. Oh, Belze, il professor Elma ha qualcosa da darti. Va bene. Chissà cos'è, ragazzi. Che sia il biglietto. Ah, giusto, giusto. Sto registrando questo episodio alle 5:40. Siccome oggi ho dormito un po' di più, non sono riuscito a registrarlo al mio canonico orario, l'una e mezza barra due barra due e mezza. Mi sono fatto un bel bagno ristoratore, quindi lo registro adesso. Nel mentre che lo renderizzo, giocherò a Let's Go Eevee, che è un po' che non lo tocco. Bene, mi dica. Belze, eccoti qui. Ti ho fatto venire perché ho cosa per te. È un biglietto nave, così puoi andare a catturare Pokémon nella regione di Kanto. Belze ottiene biglietto nave. Ok, ma la nave parte da Olivinopoli, ma lo sapevi già, vero Belze? Con la tua squadra di Pokémon hai viaggiato ovunque. Salutami, professor Rock, nella regione di Kanto. Sì, però, tra l'altro, ma il Pokédex nazionale, quando me lo danno il Pokédex nazionale? Non ce l'ho, vero adesso? Nope. Se riparlo un attimo col professor Helm, o me lo dai il professor Rock direttamente? Sì. Allora, mi interessa adesso fare questa cosa qui. Perché mi interessa molto il Pokédex nazionale? Perché dopo aver ottenuto il Pokédex nazionale, daranno la pietra Brillo nel Poketron per far evolvere Togetic in Togekiss. Altri save state. Allora, noi ora voliamo. Dove posso volare? Posso volare qui? Perfetto. Volo alla Via Vittoria. Però era il posto prima, nel senso, io qui sto volando molto bene, molto bene. Ovviamente invece sopra, se avessi scelto sopra, avrei volato davanti alla Lega Pokémon. Tu non mi fai ancora passare. Esatto, mentre tu. Per ora questa strada è bloccata, sono costretto a prendere la nave. Va bene, non importa. Vabbè, ragazzi, l'ho verificato. Quindi voliamo a Olivinopoli, questa qua non è questa, Olivinopoli è questa qua. Andiamo. Giusto, potrei vendere un po' di strumenti. Va bene, approfitto ragazzi. Visto che ci sono. Allora, vendi, vendi, vendi. Dovrei avere. Sapete che i funghi non li vendo, ragazzi? Non. O mi servono? Non mi dovrebbero servire in questa gen, perché su Verdefoglia e Rossofuoco si usavano i funghi al posto delle scome cuore. Ma sì, vendiamoli ragazzi, tanto il mio moveset è a posto. Va benissimo. Risalvo ancora, ho fatto solo 4 slot, non importa. E andiamo nella nave ragazzi, non posso usare surf, vero? No. Non ce l'ho neanche surf, quindi non potevo per forza. Eccolo qua il professor Rock. Oh, Belze, traspiri l'aria di un campione. Ora che sei campione, anche il Pokédex deve essere adeguatamente modificato. Su, dammi un attimo il tuo Pokédex che te lo aggiorno. Sarà il Pokédex nazionale. Yes! Completare il Pokédex nazionale non è impresa facile. Mi sono un attimo mangiato le parole, anzi, delle lettere. Ma comunque non mi interessa completare il Pokédex nazionale. Ma vorrei tanto che ce la mettessi tutta. Certo, credici. Ops, si è fatto tardissimo. Devo registrare, lo sapevo, un programma per la radio di Fiordoropoli. Tu stai andando nella regione di Kanto, vero? A Biancavilla c'è il laboratorio in cui svolgo le mie ricerche. Se ti trovi a passare di lì, vieni a farmi vedere i progressi del Pokédex, eh? Ho letto un po' male, ragazzi, perché mi sta mancando il respiro. Questa è la nave veloce MN Acqua, che poi ho scoperto da poco che vuol dire motonave. Dovrebbe essere. Posso vedere il biglietto? Biglietti, prego. Belze mostra il biglietto nave. Bene, hai il biglietto. Siamo in partenza. Su, sbrigati. Ok. Vediamo un po'. C'è per caso Mew da qualche parte? No, no, sta scherzando. Strumento nascosto qui in fo. Fermi tutti. No, è qua. Oh, molto buono, molto buono. Bene, con te siamo al completo. Eh già. Bene, noi ora. Scusa? Tu chi sei? Aia. Ah! Scusami, vado di fretta. Ho perso mio nipote, è solo una ragazzina. Se la vedi, dimmelo, ti prego. Va bene.
Comunque, ora ci vorrà un bel po' di tempo per esplorare tutta qua. Forse non è poi così tanto grande. Non penso ci siano strumenti nascosti dentro una nave. No, infatti, è proprio oscurissimo il segnale. Allora, tu, questa è la tua cabina. Se i tuoi Pokémon sono stanchi, puoi farli riposare, così recupereranno la loro energia. Tra l'altro, non è chiamato sui Pokémon con dei Pokémon selvatici. C'era Queenie, 342 e 884. Vabbè, dai, magari ne sconfiggo off camera. Allora, qui c'è la mia cabina dove posso. Ah! Ok, così dal nulla, perfetto. E c'è il. Ho sistemato i Pokémon leggendari al posto giusto? Perfetto. Placida e Modesta, giusto, le avevo già controllate. Aspetta. 244 e 243, na na na. E tu? 250, allora te ne stai qua. Tra l'altro Suicune non so che numero sia, se è prima o dopo. Prima Raikou o dopo Entei. Ok, dopo questo minuto perso per niente, possiamo andare avanti e cominciare ad affrontare un po' di allenatori della motonave acqua. Magari però facendo almeno 6 save state e cambiando con Chastifol. Ovviamente gli strumenti non mi servono più a niente. Moneta muleto sia. Facciamo razzia. Perfetto. Vado accanto per partecipare agli spettacoli dei Mangiafuoco. Ma a sto punto potrei andare ad Alola a questo punto. Cioè, ha più senso. 36. Va bene. Coughing. Another coughing. Pocket coughing. Più 3 attacco speciale, buono. Flareon, che bello Flareon. Oh, non devi mai attaccarmi fisicamente, mio caro. Ah, oh, peccato. Vabbè, segno raggio. Che poco efficace, comunque T-Shotto. Perfetto. Allora, qui non c'è nient'altro. Non penso di poter dormire nel letto degli altri. Non è molto. È un po' immorale. Questa. Ok, non serve a niente. Pensavo si potesse cliccare quella specie di scheda. Qui c'è una stanza doppia, forse del nonno e di suo nipote. Un po' brutta, cioè dei tavoli appoggiati al muro. Non mi piace, molto poco estetico. Tu cosa fai? Ah, ok. Ah, no, non sto dormendo. Una televisione messa così e una Wii. La Wii, ragazzi. La Nintendo Wii. Cioè, o il. Non lo so, ragazzi, non voglio iniziare una disputa inutile. Un po' brutta questa motonave, devo essere sincero. Là sopra ce l'ho già andato, giusto? E se tipo voglio parlare con lui, cosa mi dice? Viaggia verso Aranciopoli, appena siamo approdati faremo un annuncio. Chissà se ho del tempo a disposizione o come funziona. La maggior parte dei passeggeri sono allenatori, molti sono pronti a lottare nelle loro cabine. Per adesso solo uno, per adesso. E scusate se ho letto veloce, ragazzi. Ok, sono degli zaini quelli, madonna che brutti. Lotta contro di me, giovane. Va bene, ma solo lotte Pokémon, non altre lotte. Ah, ok. Fulmine! Easy, easy. Gemelline, manderei Queenie è perfetta. Queenie è davvero perfetta. Mi consigli una bimba? Non è giusto. Spero che allora, per il fatto che ho parlato con lei. Ah no, ok. Fanfi e Teddy Ursa. Anche Teddy Ursa è un buon Pokémon, ragazzi. Ursaring è fortissimo. Allora, farei Fulmine su Teddy Ursa e Psichico su Fanfi. Perfetto. Più 4 in vita e 3 in attacco speciale. Buono. Sì, non mi lamento. Ok, possiamo andare avanti. Andiamo qui sotto. Uno scopri rovine. Vabbè, Tannoy. Allora lottiamo. Bronzor. Fulmine, subito. Golem. Meglio cambiare, faccio un solo a raggio, ragazzi. Tanto un solo Pokémon. Terremoto. Vabbè, capirai. Perfetto. Sono liquori questi. Cos'è? Non. È vino! Non c'è più vino! Ci sono due cesti. Entrambi vuoti. Sì, non mi piace questa motonave. È bruttina. Parecchio bruttina. Un'altra stanza inutile, ma molto più carina delle altre, di cui, dove non posso dormire. In cui, non di cui, non posso dormire. E questa stanza qui con. Ciao! Ah, continuo a non trovare mia nipote. Se è sulla nave non mi preoccupo, ma è una bambina vivace, non vorrei che stessi disturbando qualcuno. Uffa, sì che mi preoccupo. Stavo per burpeggiare, ragazzi. Ok. Quindi abbiamo esplorato questo piano della nave, non ci resta che scendere. Speriamo che non sia tanto. Lungo,
insomma, questo piano della nave. Vediamo un po'. Qui cosa abbiamo? Ok, qui è vuoto. Ma immagino che ci si potrebbe nascondere la bimba. Non ricordo questa parte del gioco. Tanti letti. Tanti letti inutili. Non vomitare. Burpo, ho il mal di mare. Ah! Ok, però non mi vomitare addosso, Domadraghi. No, giocoliere. Mr. Mime! Fulmine, basta. Yes! Magmar, un altro fulmine. E Machoke, un altro fulmine. Dovrei salire anche di livello. Non è vero. Non posso più muovermi. Scusami. Basta, Navi. La prossima volta prendo il super treno. È vero, il super treno va a... Come si chiama? Zafferanopoli, giusto, devo anche fare il super treno. Il super treno è istantaneo, ragazzi, non ci sono i natori. Però è bloccata Zafferanopoli anche su Artegode e Soulsilver. Ehi tu, andresti a cercare il mio collega? Starà perdendo tempo chissà dove, quel pigrone. Vorrei cercarlo io, ma, non, ma sono in servizio. Va bene, ho capito subito di chi si tratta. Dovrebbe essere questa stanza qui. Perfetto. Non mi ha detto niente. Ah no, cosa? Io dormire? Ma come ti permetti? Ma ti pare che lascio la nave a se stessa proprio adesso? Piuttosto, sai che ti dico? Ah, vuoi sfidarmi? Ah, va bene. No, ok. Bye, have a great time. Machop, quindi farei. Fulmine per forza. Saliamo di livello. 222, ok. E cambiamo in Queenie. Giusto, l'esperienza dovrebbe toccare a Queenie adesso. Psy-ai. Ma sì, facciamo solo a raggio, ragazzi, tanto. Velocizzando non perdo troppo tempo. Ah, perdere contro di te mi ha aperto gli occhi. Ora so cosa voglio fare. Ma d'ora in poi sarò bravo e li terrò aperti gli occhi. Specialmente al lavoro. Perciò ti prego, non dire niente in giro. Tanto il tuo collega lo sa, quindi non hai scusanti. Allora, King K. Rool va qua e Chastifle va qua. Tocca a Queenie, facciamo due save state. Chastifle, prendi moneta muletto. Queenie, dai, moneta muletto. Yes, così tutti gli strumenti che sostituisco rimangono vicini, vicini. E mi curerei anche, visto che perdo pochi secondi. Circa, se magari non misso. Yes, buono, usciamo, non si è buggato, perfetto. Altri 6 save state. E ora torniamo. Allora, qui l'ho fatto e non c'è niente. Qui tanti letti, non lo so, via il puntatore. Quest'area qui è tipo un'area... Oh, ok, sfidami. Niente è meglio della lotta quando sono in pausa. Ok, quella lì è un'area ristoro. Perfetto, psichico. Ah, centripugno. Era centripugno? Wow, hai resistito psichico. Ok. Ah no, era resistenza. Ora ha senso. Era resistenza. No, no, ma non mi serve psichico adesso. No, no, ma scherziamo, inutile. Cerco uno strumento, ragazzi. Ma sinceramente, no, no, impossibile. No, no, no. Ok, quello era il suono normale, ma esci però. Quello era il suono normale. E quindi, grazie, ho sgridato per bene il mio collega, così la smetterà di bighellonare. E ovviamente possiamo passare... Cosa sta succedendo qua? Qui forse c'è qualche strumento. No, niente, niente. No, non cerco più, basta, mi arrendo. Tu chi sei? Che noia, facciamo una bella lotta? Allora, non penso che tu sia la bambina che sta cercando il signore. Potresti esserlo in realtà. Però che ci fai qua? Cioè, veramente non. Vabbè. Debbie, Picnic Girl. Ma non penso che sia lei. Zafferanopoli, Azzurropoli. Accanto le grandi città sono tante. Eh sì, già. Cerco ancora. No, basta, non cerco più. Non cerco più, basta. È ufficioso, ufficiale. Ufficialmente non cerco più. Ok. Wow. Questa non è una porta, vero? E qua non ci sono strumenti nascosti. Forse è con il capitano la bambina. Avrebbe senso? Avrebbe senso. Bello il capitano. Posso parlare da qui? Pensavo dovesse, ci fosse scritto. Ah, non avrei dovuto guardare. E questo libro? Non posso leggerlo. La bambina? Capitano, vuoi giocare con me? Che noia, nessuno vuole giocare. Cosa? Giochi tu con me? Allora giochiamo a nascondino. Io mi nascondo, eh? Chiudi gli occhi un attimo. Ah, vediamo se possiamo fare questa side quest un attimo. Scusami tanto se prendi un po' il mio posto. Anche se non sembra. Il capitano di una nave è molto indaffarato. La ragazza carina di poco fa. La ragazza carina. È una bambina o è una ragazza? E soprattutto tu sei un vecchio. È sparita da qualche parte, ma siamo su una nave. Perciò deve essere ancora a bordo.
Ok. Sì. Posso continuare per qualche altro minuto, ragazzi? Vediamo un po'. Allora, esploriamo un attimo. Vediamo. Intanto cominciamo da qui, ragazzi. Vabbè. Ah, finalmente. Tutto bene, quel che finisce bene. Torniamo a casa di nonno. Ok. Perfetto, mi ha teletrasportato. Nonno, sono qui. Stavo giocando a nascondino con questo ragazzo sulla nave. Ma come ti permetti, pedofilo? Caro Belze, hai avuto molta pazienza con mio nipote, devo ringraziarti. Ah, ma certo, accetta questo. Medal coperta? Ah, beh, sì, è buona. Si può tenere anche nel Pokéthlon. La nave veloce MN Acqua è giunta ad Aranciopoli. Viaggiamo in tutto il mondo. Ci siamo proprio divertiti così, tutti insieme. Già. E noi, ragazzi, possiamo scendere. La nave veloce MN Acqua è approdata ad Aranciopoli. Perfetto, ragazzi, mangio le parole. E finalmente siamo arrivati ad Aranciopoli. Che c'è? Non partiranno più navi a breve. Niente, io volevo fare il silenzio figo, però troppe persone con cui parlare. Ok. Forse adesso ci sta. Anche la nave si stancherebbe a salpare ogni giorno, sai? Perciò oggi siamo di riposo. Si parte per Olivinopoli. Ah, Olivinopoli soltanto il mercoledì e la domenica. Oggi che giorno è? Oggi è lunedì. Ok, quindi non c'entra niente. Non ho beccato il giorno giusto. Vieni da Yoton? Fantastico, so che ci vivono molti Pokémon rari. Beh, rari nel senso che mancano accanto. Comunque, finalmente, ragazzi, ci siamo. Per un pelo. Ero convinto che se avessi aspettato qui, prima o poi avrei potuto afferrare Suicune. Invece sono andato per mare, facendomela in barba. Però, grazie alla mia costante ricerca, sono riuscito bene o male a prevedere i suoi spostamenti. Suicune compare prevalentemente vicino all'acqua. Ciò probabilmente vuol dire che... Scusa tanto, Bezze, ma vado prima io. Ok. Se io voglio... Ah, tra l'altro la ghicchia, ragazzi, in questo punto. Proprio in questo punto, esatto. Se io voglio usare Surf, devo farlo, mi sa, da Aranciopoli. Eccoci qui ragazzi, siamo ad Aranciopoli con un lag, un rallentamento incredibile. Sì, posso usare Surf da qua. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, raggiungo il centro Pokémon. Tra l'altro adesso che gioco a Let's Go Eevee devo sconfiggere la terza palestra, quindi GG. Quindi ripeto, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. E noi ci vediamo con il prossimo episodio in cui, o forse ci rivedremo con Cuphead, che comunque è uscito oggi il terzo episodio, oggi 7 gennaio, e sta già andando malissimo. Vabbè, me lo aspettavo in realtà. Dicevo, io voglio cominciare dalla prima palestra, quindi forse mi ritroverete nel prossimo episodio direttamente a Biancavilla. Forse farò così, ragazzi. Non lo so, devo un attimo vedere. Cercherò di non sconfiggere nessun allenatore, insomma, cercherò di cavarmela al meglio. E chiudo subito questo video che è già venuto un po' più lungo del solito. Al prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti.